comunicazione e interazione con le persone con disabilità. Requisiti di formazione e competenze per l'assistenza ai clienti e l'accessibilità. Il contenuto di questa lezione considererà il modo corretto di comunicare e interagire con le persone con disabilità. I seguenti termini sono usati nella lingua inglese in relazione alle persone che sono sorde o ipoudenti. Il termine sordo viene utilizzato in modo generale quando si descrivono persone con tutti i gradi di perdita dell'udito. Il termine ipoudente viene usato per descrivere le persone con lieve o grave perdita dell'udito, spesso coloro che hanno perso il loro udito gradualmente. Il termine sordo viene utilizzato per descrivere le persone che nascono udenti e che sono diventati gravemente o profondamente sordi dopo aver acquisito la parola. Questo può accadere all'improvviso o gradualmente. Il termine sordo cieco indica invece persone che hanno una combinazione di perdita della vista e dell'udito che influisce sulla loro capacità di comunicare, di accedere a tutte le informazioni e di andare in giro. Non sono necessariamente totalmente sordi e o ciechi. Molte persone sorde, la cui lingua prima o preferita è la lingua dei segni del paese in cui vivono, si considerano membri della comunità dei sordi. Possono definirsi sordi con la S maiuscola per sottolineare la loro identità. Il termine acufene invece è un termine medico per descrivere la percezione del rumore sia in un orecchio, entrambe le orecchie o nella testa, quando non vi è alcun suono esterno corrispondente. Può verificarsi a qualsiasi età e può andare e venire. L'acufene influisce sulla qualità della vita quotidiana e può portare a depressione, ansia, stress e privazione del sonno. Parliamo adesso di pregiudizi e stereotipi, facendo un'autoanalisi e autovalutazione. Il pregiudizio è un'avversione irragionevole verso un particolare gruppo di persone o cose, o indica una preferenza per un gruppo di persone o cose rispetto a un altro. Uno stereotipo è un'immagine generale fissa o un insieme di caratteristiche che molte persone credono rappresentino un particolare tipo di persona o cosa. Le persone con disabilità sono a volte considerate infantili e innocenti e vengono trattate con sufficienza. Sono spesso considerate dipendenti e incompetenti, ma in realtà le persone con disabilità sono come tutti gli altri, con punti di forza e di debolezza, come riportato nell'articolo del Disabled Lives. Alcuni tra i miti sulle persone con disabilità indicano che loro sono diversi dalle persone considerate normali. Le persone senza disabilità, secondo questi miti,
devono prendersi cura delle persone che invece hanno una disabilità. Le persone con disabilità meritano pietà. Loro sono dipendenti e hanno bisogno di aiuto. Non possono condurre una vita produttiva e appagante e sono malate e in costante dolore. Le persone con disabilità sono costrette a stare sulla sedia a rotelle. Sono coraggiose ed eroiche. I genitori sono angeli per il fatto che allevano il loro bambino con disabilità. Le persone con disabilità sono da temere. Tutte le persone con problemi di udito possono leggere le labbra. I ciechi hanno un sesto senso. Alcune delle aspettative dei clienti con disabilità riguardano metodi appropriati di comunicazione in base alla loro disabilità. L'accoglienza di persone con dispositivi di assistenza per accedere a servizi e programmi. Ospitalità di persone che utilizzano animali di servizio. Comunicazione di un avviso quando qualsiasi struttura o parte di una struttura è temporaneamente non disponibile. E per ultimo, disponibilità di un sistema per fornire feedback sulla qualità dei servizi per le persone con disabilità. Presentiamo alcune linee guida per l'interazione con i clienti con disabilità e o altri requisiti di accesso specifici. Chiedi prima di aiutare. Puoi chiedere se puoi essere utile. I tuoi clienti con disabilità sanno se hanno bisogno di aiuto, di assistenza e come puoi fornirlo. Parla direttamente alle persone con disabilità, non ai loro accompagnatori. Chiedi il permesso prima di toccare o spostare gli ausili per la mobilità o i dispositivi di assistenza di una persona. Sentiti libero di rifiutare una richiesta se non ti senti a tuo agio o non sei in grado di soddisfarla. Non lasciare che la tua paura di fare o dire qualcosa di sbagliato ti impedisca di conoscere una persona con disabilità. Altri suggerimenti che possiamo dare riguardano il trattare le persone con disabilità con rispetto e considerazione. Alcune disabilità non sono visibili. Prenditi il tempo per conoscere le esigenze dei tuoi clienti. Le persone con alcuni tipi di disabilità possono impiegare un po' più di tempo per capire e rispondere. Usa un linguaggio semplice e parla usando frasi brevi. Ogni azienda dovrebbe avere procedure di emergenza per i clienti con disabilità. Quando incontri una persona con un cane guida o un bastone per ciechi, fai conoscere la tua presenza e identifica te stesso in modo che sappiano dove sei e chi sei. Parla direttamente all'individuo. Offri assistenza. Se l'offerta viene rifiutata, non insistere. Se le persone vogliono assistenza per raggiungere una destinazione, chiedi loro cosa puoi fare per essere il più utile possibile. Quando fornisci indicazioni, fornisci informazioni specifiche.
Se qualcuno vuole assistenza per raggiungere una destinazione, chiedigli cosa puoi fare per essere il più utile possibile. Offriti di lasciare che ti prendano il braccio per essere guidati, ma non afferrare il loro braccio. Mentre cammini, avvisali di eventuali ostacoli imminenti o cambiamenti nel livello della superficie, come cordoli o gradini. Quando fornisci indicazioni, dà informazioni specifiche. Ad esempio, di alla persona di camminare due isolati e poi girare a sinistra. Non dire loro di camminare fino all'edificio di mattoni rossi e poi girare a sinistra, per esempio. Fai sapere loro quando stai andando via, semplicemente dicendo qualcosa come: è stato bello vederti, adesso devo andarmene. Per quanto riguarda gli animali di servizio, i cani guida, è responsabilità del proprietario mantenere al sicuro l'animale di servizio. Loro sono pienamente addestrati per questo. Ai cani guida per non vedenti è stata insegnata la disobbedienza intelligente. Se al cane viene dato il comando di andare avanti, ma riconosce che sarebbe pericoloso, il cane disobbedisce a questo comando per evitare il pericolo. Raccomandiamo di non parlare con l'animale di servizio, di non toccarlo, di non stabilire un contatto visivo con lui, non accarezzarlo o nutrirlo. Ricorda che l'animale di servizio sta lavorando, quindi non giocare con lui. Le persone con animali di servizio devono essere autorizzate a entrare in qualsiasi struttura come hotel, ristoranti, cinema, servizi igienici e tutti gli altri luoghi. Non sono tenuti a portare alcuna prova speciale o documento d'identità per l'animale di servizio. Alcuni cani possono indossare un'imbracatura con un'etichetta, con scritto ad esempio cane di servizio, cane di assistenza, cane guida o cane per sordi, detti cani udenti ascoltatori, dall'inglese hearing dogs. Un animale di servizio deve essere sempre sotto il controllo del suo proprietario. Se una persona ha un cane guida, cammina sul lato opposto al cane. Linee guida specifiche da seguire quando una persona udente comunica con qualcuno che è sordo o ipoudente. Attira la loro attenzione con un cenno o un leggero colpetto sul braccio. Parla con un tono di voce normale. Parla faccia a faccia, in un'area ben illuminata, se possibile, per facilitare la lettura delle labbra. Avvicinati entro 1 o 2 metri, se puoi. Se la persona utilizza un apparecchio acustico, prenditi il tempo necessario per interagire con la persona che utilizza il dispositivo. Riformula ciò che hai detto se non hanno capito. Fai ulteriori domande e riassumi la tua comprensione della conversazione per verificare se hai capito. Fornisci indizi quando cambi argomento.
non cambiare argomento senza preavviso, in quanto ciò potrebbe confondere la persona. Mantieni la persona sulla strada giusta con frasi come: ora voglio parlarti di qualcos'altro, in modo che la persona possa prepararsi per un nuovo argomento. Non gridare o applaudire per attirare l'attenzione. Non parlare con la testa girata. Non parlare rapidamente o ad alta voce. Parliamo adesso di linee guida specifiche da seguire quando si comunica con qualcuno che ha una difficoltà nella mobilità. Parla direttamente con la persona e stabilisci un contatto visivo. Chiedi alla persona se ha bisogno di assistenza. Non ti appoggiare, non toccare e non spingere la sedia a rotelle di una persona. Fa parte del suo spazio personale. Quando si danno indicazioni a una persona che utilizza una sedia a rotelle, bisogna tenere in considerazione cose come scale, cordoli e ripide colline. Quando si danno indicazioni a una persona che utilizza stampelle o un bastone da passeggio, chiedi se preferirebbe il percorso più breve, che può includere le scale, o un percorso che include l'ascensore. Scopri quale abilità ha una persona su una sedia a rotelle. Non tutte le persone che usano una sedia a rotelle non possono camminare. Quando si accompagna una persona che utilizza una sedia a rotelle, bisogna essere pronti a indicare una zona adatta alle sedie a rotelle o a rimuovere una sedia per fare spazio per quella persona. Fai attenzione quando aiuti una persona che usa le stampelle ad aprire una porta, perché lui o lei si appoggerà su di esse per aprirla. Avverti una persona che utilizza stampelle o un bastone da passeggio se il pavimento è scivoloso o semplicemente lavato per evitare di cadere. Segui queste linee guida specifiche quando si comunica con qualcuno che ha un disturbo cognitivo. Offri informazioni in modo chiaro, conciso, concreto, utilizzando parole semplici. Utilizza una comunicazione visiva aggiuntiva come immagini, pittogrammi, diagrammi o dimostrazioni. Se non sei compreso, modifica il tuo metodo di comunicazione. Ripeti le informazioni usando parole diverse. Dimostra ciò che stai cercando di comunicare verbalmente. Una risposta lenta o la mancanza di risposta non significa necessariamente che la persona non si accorga di te o di ciò che hai detto. Concedi tempo alla persona per elaborare le tue parole. Può rispondere lentamente oppure a modo proprio. Assicurati che la persona capisca il tuo messaggio. Quando offri aiuto, attendi che la tua offerta venga accettata. Non dare per scontato che tutte le persone possano leggere bene o leggere in generale. Utilizza semplici immagini o disegni per mostrare le tue istruzioni. Tratta e interagisci con la persona che ha una disabilità intellettiva come un adulto.
quando parli con qualcuno che ha un disturbo del linguaggio, dai alla persona tutta la tua attenzione per capire meglio cosa viene detto. Parla direttamente con la persona e non con l'assistente. Parla con un tono di voce regolare. Fai ulteriori domande e riassumi la tua comprensione della conversazione per verificare se hai capito. La maggior parte delle persone con disturbi del linguaggio sa che gli altri hanno difficoltà a capirli ed è molto ben disposta a ripetersi. Nel caso in cui non riuscissi ancora a capirli, offri loro carta e penna per scrivere il loro messaggio. Uno smartphone o un tablet può essere utilizzato anche per scrivere e leggere messaggi. Se qualcuno utilizza un dispositivo di comunicazione, prendi il tempo necessario per interagire con l'individuo che lo utilizza. In diversi paesi e tra persone con diversi tipi di disabilità, ci possono essere diversi modi di rivolgersi correttamente alla persona, in base alle sue preferenze personali o, in alcuni casi, a ciò che è politicamente corretto. Qui ci riferiamo alla terminologia in lingua inglese, in particolare in inglese britannico, ma è probabile che non tutte le persone di lingua inglese siano d'accordo su tutti questi termini. Tuttavia, il galateo è adattato alla lingua italiana. Fondamentalmente, avere un galateo della disabilità concordato è importante per diversi motivi, tra cui conoscere il linguaggio e la terminologia corretta che facilita la comunicazione. L'uso di una terminologia corretta mostra che si ha rispetto per l'individuo o per coloro che hanno una disabilità simile. Evita di offendere accidentalmente una persona o un gruppo di persone, ad esempio usando parole gergali o una terminologia irrispettosa oppure obsoleta. In generale utilizziamo la regola "metti la persona al primo posto". Quindi diciamo persona con disabilità, preferibile al termine persona disabile. Per esempio, persona con problemi di udito, persona con difficoltà di deambulazione, persona con intolleranza al glutine, persona che usa permanentemente o momentaneamente una sedia a rotelle, persone con disabilità nascosta, eccetera. Invece di dire handicappato, storpio o invalido, si può dire persona con disabilità. Invece di dire persona lui è vincolato alla sedia a rotelle o confinato su sedia a rotelle, prova a dire persona con un requisito di accesso specifico, persona su una sedia a rotelle, persona che utilizza una sedia a rotelle, che utilizza un dispositivo di supporto alla mobilità, che utilizza un deambulatore. Invece di dire che una persona è vittima dell'AIDS o è diabetica, è meglio dire persona con l'AIDS o persona con il diabete. Non dire scemo, sordomuto, ma preferisci persone sorde, persona che utilizza la lingua dei segni, una persona con perdita dell'udito profonda, una persona con problemi di udito, una persona con sordità acquisita.
non dire i ciechi gli ipovedenti, ma preferisci termini come persona che vede parzialmente, persona cieca, persona che ha perso la vista o persona che vede poco. E alcuni altri termini da non utilizzare sono pazzo, malato mentale, lunatico e folle. Di piuttosto persona con condizioni di salute mentale, con una disabilità psichiatrica, oppure utilizza il termine salute mentale. Invece di malato di mente o con disabilità mentale, preferisci il termine persona con difficoltà di apprendimento, persona con disabilità intellettiva o persona con demenza. Non dire stupido, lento, ritardato, ma preferisci termini come persone con dislessia o persone con difficoltà di apprendimento. Ancora, non dire nano o nanerottolo, ma piuttosto persona di bassa statura. Non dire i vecchi, gli anziani, ma preferisci il termine persona, persone, anziana e anziani. Leggi qui alcune testimonianze di turisti con esigenze di accesso specifiche. E guarda anche dei video.